Lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Come avete visto dalla intro di questo video, oggi torno a parlarvi di un progetto che mi appassiona tantissimo e con cui ho nuovamente la fortuna di collaborare. Uh, si tratta di Romanzi.it. Io ho fatto mio il loro uh, slogan, il uh, premio letterario in scatola, perché mi piace tantissimo l'idea appunto che le box che vengono curate da Romanzi.it siano dei piccoli gioielli letterari uh, selezionati per noi. Ho già realizzato due video che vi linko qui sotto. Comunque, Romanzi.it è un progetto tutto italiano. È una startup che si propone di valorizzare le case editrici indipendenti e anche le librerie indipendenti questo perché realizzano tutta una serie di iniziative che sono in collaborazione con librerie indipendenti e ovviamente poi protagoniste in realtà di queste collaborazioni di questi progetti sono le case editrici indipendenti creando veramente una rete di collaborazioni incredibile Romanzi.it crea delle box dedicate sia a dei temi specifici che a delle case editrici. Quella che vi mostrerò oggi è appunto dedicata ad una casa editrice in particolare. Sono le box numerate che escono regolarmente. Poi ci sono una serie di proposte curate invece dalle librerie indipendenti direttamente con un tema e eh, anche questa io ve l'ho mostrata perché me la sono regalata per Natale, avevo acquistato la box a tema Universo Femminile eh, curata dalla eh, Libreria Biblion. Quindi sul sito romanzi.it trovate tante proposte diverse che hanno comunque come unico scopo finale quello di farci scoprire le case editrici selezionando già dei titoli a tema che possano in qualche modo darci sia un'idea di che cosa pubblica quella casa editrice, ma anche quanto di bello ha da offrire con una scelta molto accurata e selezionata dei titoli eh, di ognuna di esse. Quindi, oggi vi mostro una box che è decisamente molto, molto nelle mie corde, sia per la tematica che per il nome, perché si chiama Into the Wild. Ed è la box di Edizioni Clichy appunto a tema natura, montagna. Adesso vi mostro eh, il contenuto. Comunque, le box arrivano in queste scatole bellissime che poi io uso per un sacco di scopi diversi. Ne ho una in cui tengo le candele più piccole che ho, ne ho un'altra in un altro angolo della casa dove tengo altre cose. Quindi eh, sono veramente scatole di grande qualità, molto belle, fatte molto bene, che poi potete riutilizzare per un sacco di scopi diversi, e generalmente eh, troverete dentro um, tre romanzi, selezionati appunto di volta in volta eh, da eh, librai, eh, dallo staff di romanzi.it, da realtà insomma legate all'editoria indipendente, e eh, una rivista letteraria, un gadget e un segnalibro. Quindi eh, L'idea è quella proprio di restituire un po' un assaggio dei titoli più interessanti della casa editrice, non necessariamente dei più famosi. Questa è una cosa che mi piace molto, perché non vengono scelti necessariamente i titoli che hanno reso celebre quella casa editrice. Vi faccio un esempio di edizioni cliché. Io possiedo già alcuni titoli e uno dei più famosi è Nomadland, di cui si è parlato tantissimo anche perché c'è... Un documentario, film eh, tratto da questo, da questo reportage. Non c'è eh, Nomadland qui dentro, sono stati scelti dei titoli diversi, dei titoli che restituiscano sì l'idea della qualità della casa editrice, ma non passando attraverso i titoli più famosi. Vi mostro subito il contenuto perché, insomma, la bellezza della box l'avete vista. Eh, tra l'altro, questo mese ho visto dei gadget diversi eh, tra le varie box, infatti, io ho ricevuto una cosa che non avevo visto nella box di nessuno. Come vi dicevo, c'è questa rivista letteraria che ha il pregio di introdurre la casa editrice con una bella intervista eh, che vi mostra, insomma, un po'. Uh, i punti più importanti della scelta editoriale, di come è nata la casa editrice, insomma vi dà un sacco di uh, informazioni riguardo alla casa editrice e poi di solito contiene interviste, uh, ci sono delle, um, dei focus su realtà indipendenti di pubblicazione, su librerie indipendenti in giro per l'Italia, quindi non è solo un po' un tuffo nel mondo della casa editrice che viene proposta, ma anche uh, fa conoscere una serie di realtà diverse eh, in tutta Italia. Poi il solito segnalibro a tema con la box e poi i tre romanzi. Ce n'è uno che mi sta eh, più che chiamando a gran voce ed è quello a cui ho anche già abbinato il gadget che ho trovato, quindi ve li mostro due in uno. Allora, tolgo un attimo il gadget. Il libro che mi attira più di tutti in questa box e che credo sarà il primo che leggerò è di Marie Bintra, credo si legga così, Blizzard. Il focus di edizioni cliché inizialmente era autori francesi ma poi eh, si sono veramente... Ehm, Guardate intorno e hanno iniziato a pubblicare autori e autrici da tutto il mondo. Um, comincio mostrandovi questo appunto di un'autrice francese, quindi che un po' risponde al progetto iniziale della casa editrice. E che secondo me ha tutti tutti gli ingredienti per essere un mio libro del cuore. Allora Blizzard si svolge in Alaska e racconta la storia di un evento naturale eh, abbinato alla storia della piccola città in cui il libro è ambientato. Quindi la storia inizia appunto con questa Blizzard che è una tempesta di neve durante la quale una madre perde il figlio, eh, non sa se sia perché è nascosto dalla neve eh, se è riuscito a trovare un rifugio, ma alle ricerche di questo bambino si unisce tutto il paese e tramite ehm, queste ricerche conosciamo le storie, i segreti, il passato di vari personaggi che vivono in quel paese. Cioè questo è per me, questo è proprio il libro per me, ne sono sicura. Tra l'altro, nella sinossi si nomina Jonathan Coe, quindi Direi che siamo abbastanza uh, sicuri che possa essere una lettura per me. Mi piace l'idea che abbiano abbinato appunto l'aspetto legato alla natura ad un evento straordinario a livello naturale. E ha uh, qualcosa di ostile, e um, poi abbinato appunto alla storia di questo paese, e delle persone che lo abitano, assolutamente nelle mie corde. Vi mostravo il gadget che ho ricevuto io, che è una sorta di segnalibro con astuccio. Per quelli di noi che amano sottolineare, portarsi sempre le matite o una penna dietro per gli appunti o quello che è, questo è utilissimo. Praticamente ha il logo di Clichy. Da un lato è la scritta edizioni clicci dietro e poi c'è un elastico che appunto si può usare come segnalibro e usare per tenere le matite. Io non avevo niente di simile, ho regalato anni fa ad un mio amico una cosa simile con i portocchiali che mi sembrava particolarmente utile, ma anche questo è un'idea veramente deliziosa per noi lettori. Appunto è in uno. Segnalibro e eh, astuccio, bellissimo. Poi gli altri due titoli. Allora c'è un titolo che conoscevo già di Clichy, non lo possedevo ma mi aveva catturata tantissimo la copertina, che è un western, quindi anche questo nella mia nuova eh, fase di scoperta della letteratura western ehm, potrebbe essere cruciale. L'autore è Alex Taylor ed è americano, appunto del Kentucky. La storia eh, racconta le vicende di un giovane protagonista. Che compie un crimine uh, nei confronti di una persona che si rivelerà um, in qualche modo importante per la sua vita. Uh, non viene detto molto nella Sinossi, e io apprezzo molto questo aspetto. Uh, si parla comunque di temi da tragedia shakespeariana, quindi penso ci siano la vendetta, appunto, la colpa, il crimine, e però con questa idea di uh, un giovane protagonista che non sa. Che la persona nei confronti della quale ha commesso questo crimine in realtà si rivelerà essere mh, qualcuno di importante per la sua vita. Anche questo mi incuriosisce molto appunto per le atmosfere western, uh, per la portata dei temi che propone e appunto anche di questo. Uh, sono molto curiosa perché era uno dei titoli della casa editrice che avevo già un po' adocchiato. L'ultimo dell'autrice Clara Dupont Monod si chiama Adattarsi. Qui si affronta sempre in un contesto uh, di natura molto aspra perché anche qui è ambientato in montagna. Si affronta il tema della maternità, ehm, della nascita di un bambino che sembra a tutti gli effetti sanissimo e bellissimo e poi eh, rivela eh, delle disabilità molto forti che gli impediranno di avere una vita normale e delle reazioni a questa notizia delle persone che lo circondano. Quindi c'è un po' questa idea di... Ehm, svelarsi di una verità inaspettata e come le persone intorno a partire dalla sua famiglia e poi allargandosi agli altri accoglieranno questa notizia e questa rivelazione inaspettata mi incuriosisce molto perché come sapete i titoli che trattano tematiche legate alla genitorialità alla maternità ma in modo un po' diverso dal solito un po' più problematico un po' meno infiocchettato a me piacciono molto quindi penso che questo possa essere da quel punto di vista assolutamente nelle mie corde. Quindi anche questa volta una box veramente con tre titoli diversi tra loro, ma tutti molto molto interessanti per motivi diversi. Um, vi segnalo come sempre uh, il link affiliato a romanzi.it che trovate qui sotto, di solito lo lascio sempre lì in caso vi serva, questa volta ve lo metto proprio all'inizio dell'info box. Con il mio link e il codice sconto a me dedicato um, avete 5 euro di sconto su qualsiasi acquisto facciate e appunto io ricevo una piccola commissione per gli acquisti che vengono effettuati utilizzando il mio codice. Questo può essere un modo per supportare il mio canale e la mia creazione di contenuti in caso siate interessati a provare il prodotto. Diciamo romanzi.it, a conoscere meglio questo progetto, a conoscere una casa editrice in particolare o una tematica che vi interessa. Eh, appunto, usando il mio link e il mio codice sconto, avete sì un vantaggio voi, ma sapete anche che supportate la mia attività e ci tengo moltissimo a dirvelo per trasparenza. Uh, trovo sempre le scelte di romanzi.it estremamente interessanti dal punto di vista non solo delle case editrici che scelgono, che sono veramente una più bella dell'altra, ma anche proprio delle tematiche e della veste che scelgono di dare ogni volta a queste box perché lo rendono veramente un regalo perfetto per se stessi, per qualcun altro, ma confezionato. Con una cura e veramente una, um, un amore per questo prodotto che io trovo eccezionale e che trovo veramente visibile in ogni aspetto della box, della rivista, del gadget che viene scelto, quindi se appunto siete curiosi e curiose di conoscere una nuova casa editrice, non sapete da dove iniziare oppure sapete che vi interessa una tematica in particolare, può essere davvero un ottimo modo per cominciare a scoprire le case editrici indipendenti italiane e supportare un progetto che uh, allo stesso tempo valorizza le case editrici e anche le librerie indipendenti. Io credo per oggi di avervi detto tutto su questo progetto che, come sapete, mi appassiona veramente tantissimo e mi sento veramente tanto fortunata a poter portare avanti in forma di collaborazione. Fatemi sapere se conoscete Edizioni Clichy, se avete altri titoli del catalogo da eh, consigliarmi. Io possiedo già Nomadland eh, e Breakfast on Tour, che eh, sono entrambi titoli che mi hanno veramente catturata subito appena li ho visti. Sarò felicissima di continuare a conoscere questa casa editrice tramite queste altre uscite. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, in mia compagnia, mentre parlavo di questo progetto che mi piace tanto. Grazie come sempre per il vostro tempo, il vostro affetto, per tutti i commenti che mi lasciate e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. 再见。Ciao, ciao.